E questi sono i presupposti giustissimi per iniziare la decima giornata dello Sbordone LXX Edition. Ma io mi sono scordato la mazza, attenzione, colpo di scena. E allora si comincia con il destro di Caiazza e la parata stile Rafael di Donadau Donadoni. Allora, questo è un match importante perché ormai siamo entrati nella fase caldissima del campionato di Silver. Siamo alla giornata numero 10, mancano solamente 4 partite a queste squadre che ne hanno già giocate sempre tutte quante e tutte i 10. Anzi, fin qui tutte 9 le partite. Oggi saranno le 3 partite di Silver con i match. Si parte con Arganzuela contro gli astronzi. Tortora, Tortoralto. E allora, dicevamo, si proseguirà con il primo match Arganzuela Stronzi ed eccolo qua. Poi ci sarà il match delle ore 17 con la partita tra Patetico, non è vero, tra lo Squervos e Capros. Vince a tavolino oggi il Bayern che affronta il Patetico ritirato. E il match delle ore 18, altro match interessante con Galacticos Wimbledon. Importante oggi la classifica perché i Capros sono a 23 punti, a 4 in meno ce ne sono i Galacticos che dovranno battere Wimbledon per inseguire, rimanere in scia della capolista. Oggi l'Arganzuela può saltare di 3 punti il Wimbledon posizionandosi poi alla posizione numero 3 a 16 punti entrambe le squadre, Arganzuela e Wimbledon. Gli astronzi invece, dopo la vittoria interessante contro il Wimbledon per 7-2 la scorsa settimana, 7-1, possono portarsi a 15 punti. Oggi sono a 12. E allora le formazioni, l'Arganzuela oggi si schiera con, non c'è il Divo, protagonista assoluto negli ultimi incontri divenuto, Donadoni tra i pali, Cimmino, Maniscalco, Scatola, Cesare Esposito con Palumbo a centrocampo, avanti c'è Tortora, stanno arrivando i Corvi per gli astronzi, non c'è Minucci, schioppa tra i pali, Caiazza al centro, poi ci sono Cucuracchi e Lanna, Terzini, centrocampo con Cavallo e l'altro Caiazza, Salvatore, avanti c'è Guarino, a disposizione c'è il nuovo acquisto De Luca. A disposizione per l'Arganzuela invece Minieri. Prometteva pioggia questo pomeriggio, speriamo mantenga. E intanto Donadoni autogol, no, è rete, Ciaba, Cavallo, 1-0. Pasticcio, pasticcio, quasi, non lo so cos'è, che dolce stai preparando per Natale, Donadao, gli struffoli, sì? Una struffolata? Una struffolata di Donadoni, 1-0, ha segnato Cavallo. Palumbo, Scatola, Cavallo su di lui, esce Guarino, subito fallo. C'è il sinistro, Cavallo intercetta. Esposito regala il pallone all'Anna, zona tiro. Tortora. Ancora Scatola. Che gas. C'è la palla per Cucuracchi, il tocco di prima. Si inserisce Cavallo, protetto Donadoni. Lancia di qua per Cucuracchi. A domestica serve Cavallo. Prova a girarsi. Minieri, sempre 1-0 a stronzi. Provano a continuare il momento positivo. Che è partito proprio dalla settimana scorsa, una vittoria clamorosa ma soprattutto convincente. C'è l'Anna con le mani che cerca Caiazza. Esce Donadoni, c'è fallo, c'è fallo. Sinistro, Murato. Tortora, palla alta, da questa parte. Va a arrivare Maniscalco, la rimessa è per lui. Tortora, arrivano in due, c'è fallo su Esposito. Proverà Tortora col destro fuori. Splendido il lancio di Cavallo per Cucuracchi. Arriva Caiazza. Aia! Si gioca.
L'assist di schiena dell'arbitro quasi per Di Luca, il nuovo acquisto degli Astronzi. Minieri sbaglia maniscalco, ma Minieri l'ha colpito. Una cannonata. Con le mani Kukuraki, cercando Cagliazza, di petto per Cavallo. Tortora al volo. Calcio d'angolo. Parte il cross, salta Peppe Cagliazza, sarà rimessa per l'Arganzuela. Va Minieri con le zampe. Pallone dentro. Salta bene Cagliazza, Tortora, bello lo stacco, maniscalco prova. La palla ancora per l'Arganzuela, che ora spinge, prova il pareggio. Palla dentro l'aria. Salta a colpo di testa. Esposito. Tortora si accentra, taglia il campo, Kukuraki mette fuori 1-0, persiste il vantaggio a Stronzi. Un po' di testa, palla per Esposito, prova col destro, fiacco Cavallo, non c'è fallo, si continua. Esposito contro l'Anna, poi Di Luca prova a far passare il pallone in mezzo a due. Si capisce nulla. De Luca! Ci sarà corner. Tortora. Parte il cross. Rimane lì. Cimino. Sul pallone. Occhio allo scambio Donadoni di Minieri, quasi da SOS. Codice rosso. Cagliazza non trova il compagno. Maniscalco, la finta. Maniscalco! Rete! Ma qua schioppa male male. 1-1. Guarino a giro. Tutti che vogliono che non piova. Allora la Cavallo. Palumbo. Ancora lui. Calcio di punizione. Scatola prova da me, accelerare lì in mezzo. Devo andare a posare la macchina fotografica e prendere l'ombrello. Inizia a piovere con più insistenza. Intanto Cimischi. Palumbo rientra. Zona tiro. Prepara il sinistro. Tortora. Destro. Schioppa. Ancora Tortora in mezzo a due. Poi la palla che è cercata da De Luca. Arriva Maniscalco. Donadino. Donadoni mette fuori Palumbo, si accentra, non c'è fallo. Di Luca cerca il sinistro, palla dentro, controlla schioppa. Minieri sale lui. Va in verticale, Tortora. Ancora Cavallo. Non passa. Lancio lungo. Si difende la formazione maglia rossa. Minieri controlla. Prova ad andare. Rimessa per la Stronzi. Guarino. Poi la palla verso Cagliazza, che cerca il movimento di De Luca tutto solo. Si allunga la sfera. Palumbo non trova Tortora. Cagliazza sul fondo. Palumbo sbaglia tutto. Invece che è calato visibilmente di intensità. Qui Minieri lascia per Donadoni. Si gioca poco. Cimino. Minieri, sempre 1-1. Minieri sbaglia, Kukuraki non fa uscire il pallone, parte il cross deviato. Ancora Kukuraki con le mani, c'è l'inserimento di Cagliazza, Donadoni smanaccia. Cavallo controlla male, allora Palumbo, salta anche il suo avversario, poi va ancora Palumbo, palla nello spazio a maniscalco, controllo così e così.
Cimino sbatte, passa Cajazza col destro. Guarino passa, c'è fallo di Cimino. Parte col destro Donadoni, rimane ancora lì il pallone dopo il rimpallo, c'è il rinvio di Minieri. Palumbo cerca il pallone dentro l'area di rigore. Guarino sbaglia, si trascina il pallone fuori, sarà la rimessa per il ciuchino Minieri che va con le mani. Ancora Cajazza a mettere fuori, De Luca alza un campanile. Palumbo controlla, Cajazza viene fuori, spinge, destro alto. Cucuraki, Cajazza questa volta in maniera non pulita. E allora va Minieri, va con le mani dentro, Cajazza va a recuperare, c'era un contatto, si ferma, rinvio di Peppe Cajazza, ma c'era fallo su Salvatore Cajazza. Cucuraki, mezzo errore, rimessa per gli astronzi. Ora Cucuraki. Ok, pallone di Cimino, un po' maniera sporca su questo pallone, c'è fallo. Si va dal calcio d'angolo. Finisce il primo tempo. Parte Palumbo col sinistro. Comincia la ripresa, siamo 1-1. Tra stronzi e Arganzuela. Ma con le mani tortora, palla dentro, colpo di testa. Palumbo, 2-1. Palumbo. Lanna con le mani, Ciaba per Lanna. Con le mani Minieri. Ancora Palumbo. Che fallo. È uno schema per Esposito. Palo dopo la parata di Schioppa, che era comunque bruttina. Esposito. Poi attenzione a Guarino che prova ad andare, sbatte su Cimino, palla verso De Luca, ancora a cavallo, tocco dietro, mi sa quanto inutile, infatti perde la sfera la formazione degli astronzi. Palumbo che accelera, gioca il pallone verso Scatola, ancora il pallone di là, c'è Cucuraki che alza il campanile, cavallo, attenzione a questo cartellino, vediamo di che colore è. Giallo, giallo. Parte De Luca sul muro, vediamo se ci riprova, eccolo, ancora Lanna, vediamo se prova lui, assedio a stronzi, Guarino, aia, brutto, stop, poi, col destro, Cimino, Tortora, Guizzo, poi Minieri, occhio a Minieri, mamma mia, una palla velenosa, Tortora, possesso Arganzuela, pressione a stronzi, lancio lungo verso Palumbo, troppo lungo. Palla per Guarino in area di rigore, Minieri interviene, Minieri alza, Cucuraki prolunga, male, Tortora, rete, 3-1 Arganzuela. In questo momento agganciati Galacticos per l'Arganzuela, secondo posto nel mirino, quello della zona Champions diretta. Abbiamo fatto anche la prima classifica ranking in questa settimana, non l'ho pubblicata, mi sono dimenticato, però una cosa è certa, le squadre di Silver in questo momento sono molto in alto rispetto per esempio a quella di Gold, che hanno fatto pochi punti lì davanti, anche se però hanno un paio di partite almeno giocate in più. Schioppa arriva, parte il lancio, Cimino, Lanna, andietro verso Cajazza, poi Cucuraki sbatte su Esposito, la rimessa è per lui, allora la con le mani ancora Cucuraki, va da Guarino in area di rigore, Minieri tocca, anzi era Cimino, rinvio, Schioppa la tiene, parte il lancio, occhio a quel pallone che sbatte su Guarino, poi De Luca, si va con le mani, Cesare Esposito, Palumbo per Esposito, controllo, rientra, destro, Schioppa, miracolo.
Si gioca ancora, si gioca ancora. È tornato Dario Parlato. Attenzione, colpo di scena. Dai, 3-1. Non disponibile. Non disponibile. Sempre una sera. Colpo di tacco di scatola. Comunque ti dico solamente, io voglio andare a casa di Mario Pandolfi e mettergli le mani in testa. In gola, anzi. Ma leggi gli stati che mette. C'è Minieri che porta la sfera. O la sfera che porta il ciuchino Minieri. Ancora Minieri. Palla dentro. Poi testa, doppio. Si coordina Cimino. Ancora colpo di testa. C'è il lancio, spara via Maniscalco, diventa un tiro. Se lei si può tirare così. Toldone. Altro rinvio. Palla che passa. Sposito controlla. Tortora, mamma mia, siamo veramente da soli, eh. Ma pure di fronte non c'è nessuno. Cimino. Cerca Tortora. C'è il pallone dentro. No, dopo ieri sento che ha fatti Guarino. Destro, rete Guarino. 3-2. La riapre la formazione degli astrozzi col destro secco di Guarino. Tortora col destro fuori, 3-2. Si riapre. Con le mani, Maniscalco, colpo di testa, ancora lui. All'indietro. Donadoni, sbaglia. Occhio agli astronzi. Kukuraki, sventa dentro. Salta Maniscalco, controllo. Sinistro, Murato, Palumbo, esce. Va, Palumbo, accelera. Dentro, Lanna. Tortora. Passa. Fate il cross? Schioppa che sbaglia. Maniscalco. Recupera poi Palumbo. Se ne va. Pallone dentro d'esterno destro. Schioppa la trova. E poi va con le mani. Guarino di prima. Minieri intercetta. Tortora di là. Siamo già dall'altra parte. Schioppa. Ma che palla gli dai? Lanna. Guarino, d'esterno di tacco. Poi destro! La palla non entra. Palumbo, finta, sinistro, porta vuota. 4-2, Arganzuela. Parte il destro di Cajazza. Parata di Donadoni. Cercato il colpo di testa, rimane lì De Luca. Si gira col destro, la palla che rimane in aria. Palumbo. Occhio a Esposito in aria. Schioppa Miracolo. Cimino, schioppa. Tortora Minieri. Tortora ancora. Destro. Lanna stava regalando il pallone alla squadra avversaria. Cesare Esposito. Lanna. Dentro Guarino. Si gira, rimane lì il pallone. Poi Cimino. Risolto in maniera brillante. Schioppa. Piove ora. Guarino sbaglia. Maniscalco. Trova Tortora. Scatola. Colpisce Lanna. Tortora. Cercato Cimino. Prova ad avanzare. Va col destro. Schioppa. Lancia. Bello il pallone per Lanna. Che però, mamma mia, non ci credo. Lanna, ma stai combinando. Lanna. Cimino. Avanti. Palumbo la trova. Il destro di Tortora.
Sta per venire giù tutto, mi sa, eh. Guarino, zona tiro, prova Donadoni. Parte ancora un cross. Palla fuori. Cimino lancia lunga per tutti. Dov'è il nostro? 4. Cagliazza. Tortora. Ciao ragazzi. Si va ancora con le mani di Tortora, che lascia l'incarico a Maniscalco. Sempre 4-2 Arganzuela, che sta cercando di congelare il match. Palumbo, rete. Bucato Schioppa, 5-2. Sembrava un'altra stronzi la settimana scorsa. La squadra di Dopatti invece oggi è venuta veramente meno a questo appuntamento importante contro l'Arganzuela. Maniscalco allarga, Schioppa la tiene. Parte Guarino, lancio per lui. C'è però cavallo di testa. Esposito va via, a destro, Schioppa. Tortora, scatola, poi cavallo, Cagliazza. Corre lui, Cimino. Guarino. Esposito. C'è un'altra rimessa, vediamo di chi. Il blu. Parte il pallone, c'è Cagliazza col destro. Poi la palla in aria, cavallo la trova, la rimescola, Donadoni, porta vuota, fallo di mano. Parte rinvio, Lanna. Esposito, vai Esposito, Esposito! E trova un bel gol Cesare Esposito, forse lo stiamo ritrovando. Tra l'altro giusto giusto, eh. Giusto giusto. Però Marco ha detto che non è top. No? Guarino, mi spieghi una cosa. Perché contro di me l'altra volta avete fatto veramente i dopati? Che cosa ci stava Dario? E quindi? Ha fatto 3 gol Dario e poi Schioppa non è come... Tortora dici, eh? Ma va a cagare, va. Ha fatto un partito molto scorso. Ma che c'entra? Magari l'altra scherzo, volta avete fatto 7 gol. A me mi avete fatto 7 gol. Vai io. Vai io, lascia di me. Ma sta scherzando? No, no, è troppo piccolo, non mi trovo. Si va con le mani. Esposito, controlla. Un po' di testa. Tutta la mette giù. Vediamo se illumina. Cagliazza esce. Sbaglia Cagliazza. Esposito. Tocca per Maniscalco. Che rientra. C'è un rinvio. Minieri. Cerca Tortora. C'è il gol di Esposito ancora in buca d'angolo. Finisce così con la doppietta di Esposito. Arganzuela aggancia Galacticos. Va più 3 al Wimbledon e si iscrive alla corsa Champions.